Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione, perché quello che sta succedendo nelle ultime ore potrebbe paradossalmente essere molto, molto, molto interessante per tutti noi. Premessa, premessa, io vi avevo già anticipato qualche tempo fa che c'era il sì del giocatore. Noi sapevamo bene che il sì del giocatore è importante, era importante, resterà importante, ma manca l'accordo con il club e sto parlando ovviamente della trattativa che ovviamente vede protagonista la Juventus con il Villarreal per quanto riguarda ovviamente Pau Torres. Noi siamo sempre quelli che subiscono i gol in Champions League da persone random e poi vanno a comprare queste persone random, perché se vi ricordate bene, Pau Torres ci ha segnato in Champions League, quindi giustamente noi dopo aver comprato XYZ ci compriamo anche Pau Torres. Che è successo? Vi spiego un po' in un video, perché ci sono delle novità abbastanza sostanziali per quanto riguarda questo ragazzo che attualmente è conteso anche con il Manchester City, o meglio la Juventus deve duellare con il City per prendere appunto Pau Torres. Prima di ovviamente introdurci all'interno dell'argomento, piccola anticipazione spoiler su quello che noi vedremo. Si parla di un confronto che sarebbe già avvenuto fra la dirigenza di Villarreal e il ragazzo. Quindi vi dico già che bisogna parlarne. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Quindi, se vi va, ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e attivare ovviamente anche le notifiche, anche mettere like, quindi iscrivetevi al canale, mettete like al video e attivate la campanella delle notifiche. Iscrizione, like, campanella. Iscrizione, like, campanella. Se fate questo, vi arrivano tutti i video che vengono pubblicati. All'interno della descrizione invece trovi OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è la migliore app attualmente in circolazione per quanto riguarda ovviamente le varie, insomma, per quanto riguarda il calcio. Quindi andate a scaricarla perché è gratis e poi trovate anche i miei social, quindi venitemi a seguire su Instagram. Allora, non vi ho neanche chiesto come state, insomma, mi auguro che stiate bene, che stiate passando delle belle giornate. Adesso io vi dico una cosa molto importante. La Juventus per Pau Torres è molto più avanti rispetto a quanto effettivamente siano altre squadre. Perché non ci siamo noi solamente su Pau Torres, è ovvio. Noi non siamo gli unici ad essere interessati a questo giocatore. Già qualche anno fa, quando questo giocatore fuoriuscì dalla cantera del Villarreal, perché lui è cresciuto al Villarreal, diciamo che attirò le attenzioni di molti grandi club. Su di lui c'era il Real Madrid, che avrebbe potuto portarlo in Spagna, invece rinunciò perché all'epoca il Villarreal chiese troppo per un ragazzo così giovane. C'era il Barcellona, che però rinunciò perché non sosteneva che Pau Torres fosse, diciamo, utile alla causa per quanto riguarda l'organico. C'era il City, che lo ha sempre voluto perché Guardiola è sempre stato un suo grandissimo estimatore. C'è, ovviamente, ragazzi, c'erano anche squadre minori, ad esempio, mi viene in mente l'interessamento, ad esempio, del Lione, qualche anno fa, e poi, ovviamente, c'erano squadre come il Paris Saint-Germain, fino all'anno scorso, che poi adesso si sono defilate. Attualmente, diciamo che le uniche squadre che stanno mostrando interesse nei confronti di Torres sono la Juve e il City. Il City, in particolar modo, ha chiesto, effettivamente, al Villarreal le informazioni sull'investimento. Il Real ha ripetuto al Manchester City quanto ha detto alla Juventus, cioè guardate, noi abbiamo questo giocatore con una clausola rescissoria, quindi c'è una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Questi 60 milioni di euro noi non vorremmo, ovviamente non pretendiamo di incassarli tutti, però comunque bisogna sborsare una cifra importante per portarlo via da noi, perché altrimenti il giocatore rimane qui. Cifra importante sono i 50 milioni di euro che il Villarreal ha fatto sapere a tutte le squadre interessate che appunto devono essere presi e investiti. Perché se non dai al Villarreal 50 milioni, il Villarreal si tiene Pau Torres. Piccolo particolare, negli ultimi giorni sono cambiate delle cose. Perché la Juventus si è messa in contatto con l'entourage di Pau Torres in maniera molto molto diretto. Cioè, arriva bene che Rubini hanno parlato direttamente con l'agente di Pau Torres, hanno parlato con colui che cura i diritti di rappresentanza di Pau Torres e hanno comunicato che attualmente è il primo obiettivo in difesa. Questa comunicazione, avvenuta in maniera così veloce, ha stupito il ragazzo che comunque ha allettato
dall'idea di andare in una grande squadra, avrebbe chiesto al Villarreal di accelerare le procedure. Questo è stato detto in Spagna, ma è stato anche ribadito in Italia, perché si è parlato tanto di accordo fra Juventus e Pau Torres. Non ci sono problemi per il giocatore. Quindi, quando tu vai di fronte al giocatore e dici vogliamo che tu giochi nella nostra squadra, lui ti dice sì, c'è l'accordo fra squadra e giocatore. È un accordo per uno stipendio, insomma, credo intorno ai 5 milioni, neanche, per 5 anni, perché la Juve vuole puntare dritto su Pau Torres, ed è un giocatore che vorrebbe venire alla Juve. Manca l'accordo fra la squadra della Juventus e quella del Villarreal, perché la Juve può anche spingersi sui 40 milioni più bonus, ma senza arrivare a 50. Cioè, la Juve vorrebbe spendere in realtà la cifra attorno ai 40 milioni di euro più tipo 3 milioni di bonus. Quello è quello che vorrebbero dare. Più di 40 non vogliono spendere. E secondo me, insomma, è un investimento corretto, dato il contesto in cui Pau Torres gioca. Tra l'altro, lui ha vinto un'Europa League da protagonista con la maglia del Villarreal, ha comunque partecipato alla scorsa Champions ed è stato fra i migliori difensori della Champions League della scorsa edizione, è titolare nella nazionale spagnola, quindi non si sta parlando di un signor nessuno. Molta gente nel video precedente di Pau Torres mi ha detto: Matt, secondo me lo stai un po' pompando troppo, lo stai sopravvalutando troppo. Ragazzi, lungi da me sopravvalutare qualcuno, perché ci mancherebbe altro, però non stiamo parlando di un giocatore scarso come avete letto in giro. Io sto leggendo in giro che questo giocatore è lento, ed è vero, non è velocissimo. L'ho detto già nel primo video dedicato a Pau Torres di qualche giorno fa: se prendi Pau Torres devi affiancargli un difensore più veloce a fianco. Ma non si sta parlando di una lentezza da, per dire, esagerata. È leggermente più lento di De Ligt, ma a livello difensivo, a livello tecnico, non è un giocatore che si può dire che sia sbagliato. C'è gente che mi ha detto: no, non sa difendere basso, perché non è il suo forte difendere tatticamente. Io non so quali partite di queste persone abbiano guardato di Pau Torres. Le cose sono semplici, ragazzi. Un difensore che sa difendere tatticamente è un difensore che non ha bisogno di fare falli per difendere. E intendo falli che siano sanzionabili. Poi ci sono anche difensori che sanno difendere tatticamente, che ti fanno fallo perché vanno, senza andare ad impegnarsi tatticamente, vanno dritto sull'uomo. Ma giocatori che sono fallosi e sono tendenzialmente molto inclini e molto, molto, diciamo, portati a prendersi tanti gialli, tanti rossi, sono giocatori più tanti rossi che tanti gialli, perché giallo poi in realtà è un provvedimento disciplinare che, date le situazioni, può anche esserci, insomma. Però quando subentra un difensore moderno che non sa difendere, tu te ne accorgi perché è estremamente falloso. Pau Torres non è falloso, Pau Torres non è un giocatore che fa tanti falli, è un difensore che difende molto sulla posizione e quindi è adatto ad una difesa a 4 come quella che noi abbiamo, ma è un difensore che, se tu lo fai difendere un po' più alto, come gioca in nazionale spagnola, perché la nazionale spagnola gioca in maniera completamente diversa rispetto a come gioca il Villarreal, è un giocatore che sa giocare anche con la difesa alta. Cioè, a seconda di come tu vada a schierarlo, questo ragazzo gioca. Io non ti sto dicendo che questo ragazzo sia un top player, ti sto dicendo che questo ragazzo ha tutte le qualità per diventarlo in pochissimo tempo. È già uno dei centrali più, oserei dire, promettenti d'Europa. C'ha 25 anni, che per un centrale difensivo sono pochi. Quindi non capisco tutte queste perplessità, francamente, su Pau Torres. Cioè, se tu riuscissi a prendere Torres e prendere un altro giocatore al posto di De Ligt, se lui non resta, quindi se va via devi prenderne un altro, avresti comunque una coppia difensiva, poi dipende anche da chi prendi a destra, ma di grande livello. Pau Torres non c'entra niente con De Ligt che va via, ma è più un andare a prendere colui che va a prendere le redini di Chiellini, perché Chiellini è mancino, giocava sul centro-sinistra. A noi serve un giocatore che giochi sul centro-sinistra. Poi si è fatto un nome, ci sono fatti tanti nomi, però il fatto che Pau Torres sia così volenteroso di venire in bianconero, di giocare in bianconero, da avere addirittura anteposto al momento la Juve al City, cioè, è una cosa francamente importante, perché il Manchester City a Pau Torres ha parlato chiaro e ha detto: sì, ti vogliamo, ma noi attualmente non possiamo garantirti che giocherai titolare. Semplice. Pau Torres
ha ascoltato la proposta del Manchester City e semplicemente ha detto: guarda, attualmente abbiamo altre priorità, perché io voglio una squadra top ma che mi faccia giocare titolare, voglio una squadra importante che mi faccia giocare titolare, voglio qualcuno che scommetta su di me, cioè non voglio essere la riserva di qualcuno, io voglio giocare titolare, voglio essere importante per tutti coloro che sono all'interno appunto del contesto. Quindi è inutile che vado a giocare al City e poi gioco 10 partite all'anno, perché il City ha delle gerarchie, perché il City c'ha un Diaz, perché il City c'ha tanti centrali, c'ha Stones, c'ha, voglio dire, non lo so, avrebbe anche Ake, però non so se va al Chelsea. Quindi si parla di questo tipo di struttura qui. Pau Torres non sarebbe titolare attualmente al Manchester City, semplicemente perché il City non gli ha garantito la titolarietà. Io personalmente, ragazzi, se fossi in voi, uno sguardo a Pau Torres come giocatore lo darei. Perché io lo ritengo un ottimo talento. Certo, non è più forte di De Ligt oggi. Se tu mi dici tra De Ligt e Pau Torres chi è più forte, oggi è più forte De Ligt, domani non lo so. Perché credetemi, ha tutte le qualità per diventare importante. Non si diventa un giocatore di spesso, un giocatore, vediamo come posso... Non si diventa un giocatore mediaticamente affascinante per i grandi club, o comunque dal punto di vista del talento un giocatore importante, se tu effettivamente non sei importante, non giochi in una squadra importante, a meno che tu non abbia talento. Cioè, Villarreal ne ha lanciati tanti di buoni talenti, però Pau Torres sembra sempre avere quella percezione del deve andare via, deve andare via, deve andare via. Un po' il discorso che uno si fa quando vede un grande giocatore dentro una squadra media, dice: ma perché quel giocatore che è così forte, che potrebbe andare a giocare in altri contesti, deve restare lì, cioè bloccato all'interno di quel contesto lì? È un po' questo il discorso che si fa su Pau Torres. Pau Torres ha tutte le qualità per giocare in una squadra importante, ma lui, per spostarsi dal Villarreal, dice: io voglio giocare a titolare, cioè non voglio andare in una squadra dove finisco in panchina, perché non ha senso, altrimenti sto al Villarreal, continuo a giocare a Villarreal e aspetto la chiamata di un club che potrà farmi giocare titolare. Per quanto mi riguarda, lui attualmente è titolare alla Juve, ci gioca proprio tranquillamente, quindi non capisco quale sia la perplessità. Poi ci sta che il gusto non piaccia, c'è anche chi dice: a me Pau Torres non mi piace, va bene, cioè di gusti personali, però da qui farlo passare come scarso e come rotto, come brutto, no, ci stiamo. Il giocatore sa difendere tatticamente, dal punto di vista fisico, sa difendere a 4, sa difendere in più schieramenti, sa difendere alto e sa difendere basso. Alto perché lo fa con la nazionale spagnola, basso perché lo fa con il Villarreal. Ciò non vuol dire che sia esente da problemi, non ho detto questo, sto solamente dicendo che questa situazione di critica estenuante nei confronti di Pau Torres, secondo me, è un po' esagerata. Cioè, se dovesse arrivare lui, tu comunque ti vai a garantire un talento di fama internazionale. Si dice sempre: puntiamo sugli stessi nomi. Una volta che ne esce uno diverso, sto sentendo gli stessi commenti. Non riesco a capire perché. Cioè, sinceramente, ragazzi, credevo che molte persone fossero interessate a questo giocatore, perché credevo che voi, non che voi, ma credevo che le persone, insomma, in generale, capaci di guardare, insomma, il calcio europeo, eccetera, eccetera, fossero affascinate dalle stagioni che sta facendo Pau Torres. Sta facendo ha fatto due, tre stagioni ultimamente straordinarie. Meravigliose, fantastiche, altri livelli, incredibili. Stagioni incredibili. È uno dei migliori difensori della sua generazione in prospettiva. Poi, non è che uno ti può dire, ti può mettere, ti può dire: ah no, perché tranquillo, perché Pau Torres diventerà un top assoluto, già lo sai, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Ma attualmente ci sono tutti i presupposti per cui può diventare un top, altrimenti non sarei neanche qui a dirlo. Io non ci metto la faccia per un giocatore in cui io non credo. Cioè, sapete che tipo di carattere ho io? Io ti dico le cose, punto, ti dico quello che penso. Cioè, se pensassi che questo giocatore non ha... facciamo un esempio. Facciamo caso che stiamo parlando di un giocatore. Se io non pensassi che questo giocatore... Se vogliamo... Tra l'altro, posso aggiungere una cosa, anche proprio in maniera diversa, visto che mi stavo dimenticando. L'avete mai visto impostare? Cioè, non credo, perché comunque è bravissimo. Se io, ripeto, non pensassi alle qualità
che questo giocatore può dare alla Juve, io non sarei qui a, a parlarne apertamente. Nel senso, sì, parlerei apertamente della cosa, ma non mi esporrei così tanto. Dico, vabbè, sì, sì, la Juve è interessata a Pau Torres, buon giocatore, di buona qualità, ragazzi, però non trovo che sia uno, eccetera, eccetera. Io ve le ho dette le perplessità che ho su altri giocatori, ma anche su di lui ce le ho, eh. Cioè, sulla questione velocità è vero, è lento. Cioè, rispetto a tanti altri giocatori che tu hai avuto, è un po' più lento. È un po' più lento. Come velocità, non è più veloce di Bonucci, per dire. Sto parlando di velocità senza palla, sto parlando di scatto. Non è più veloce di lui. Ecco, questo è poi... giustamente, ci sono altre qualità. Per me un difensore centrale moderno deve saper impostare, deve saper trattare la palla, deve sapere trattarla la palla, cioè deve saper trattare la palla, perché altrimenti non si rischia poi di andare incontro a dei giocatori che diventano, se vogliamo, poco diciamo contributivi in maniera di manovra. Quindi vorrei che il giocatore fosse inserito all'interno di un contesto di manovra molto molto diverso. E un contesto di manovra un po' più alternativo quest'anno. Cioè, vorrei che la manovra diventasse un pochino più corale. Perché mi sembra che l'anno scorso non lo fosse, ed era ovvio che non lo fosse, semplicemente perché avevamo delle lacune tecniche che secondo me ci portiamo dietro anche adesso. E quindi niente. Quindi volevo un vostro parere, in realtà. Nel senso, ho fatto questo video, ho detto forse questo ne parliamo un po' con i ragazzi. E cerchiamo di offrire anche uno spunto di discussione ai ragazzi sul tipo di giocatore che si vuole. Tanta gente mi ha anche scritto: Matt, noi non abbiamo bisogno di un giocatore come Pau Torres, noi abbiamo bisogno di uno che morda, cioè un giocatore, sai, difensivo. Sì, ma in realtà hai bisogno di entrambi, perché il tuo giocatore che imposta, che è Bonucci, c'ha 35 anni, non ce l'ha 20. E a prescindere da tutto, Pau Torres non è semplicemente un libero, come si potrebbe definire, ma è un giocatore dotato di anche una buona qualità difensiva. Cioè, dal punto di vista difensivo, attenzione, non ti sto parlando di impostare o di fare altro, potrebbe diventare più forte di Bonucci. Difensivo, non in totale. Totale è un altro discorso, io sto parlando di andare negli anticipi, di contrasto, di tackle, di duello, di fisicità. Cioè, non è che se uno imposta, allora non può fare altro. Cioè, questo deve essere percepito. Perché parlando di Pau Torres con molti di voi, mi sono accorto come voi guardiate Pau Torres come un giocatore che sa solo impostare. Credetemi, è una cavolata, perché non è solo questo. Cioè, non è solamente un giocatore che imposta. È un giocatore che sa anche impostare. Il che non vuol dire che sia solo un giocatore che sa impostare. Che sono due cose diverse. È come se vai da Vlahovic e gli dici: Vlahovic è un buon giocatore, solo bravo fisicamente all'interno dell'area. Ma non è vero, perché Vlahovic sfrutta la profondità, perché sfrutta l'esterno, perché è un giocatore bravo a giocare anche di rifinitura, perché comunque ha tante qualità diverse, che all'interno di una squadra comunque servono, perché ragazzi, non si gioca a calcio con le figurine, si gioca a calcio con gente che è utile nelle zone di campo, il calcio vero. Poi il calcio... quello degli amici, noi andiamo a farci le partitelle noi, così, vabbè, ci andiamo a fare una partitella, ragazzi, il calcio vero va visto, va studiato e soprattutto va analizzato senza guardare necessariamente i numeretti, ma analizzandola a occhio, appunto, cercando di capire, di percepire quali sono le situazioni. Solo in quel modo lì tu diventerai esperto di calcio, perché altrimenti con i numeri davanti siamo bravi un po' tutti. Fatemi sapere nei commenti.